Covid. In Campania la curva si impenna al 12,44%, effettuati meno tamponi, 13 nuove vittime, più 5 ricoveri in intensiva. Vaccini. In regione il gelo blocca la spedizione, attese 49.000 dosi Pfizer. Da lunedì taglio per regione giovane. Maltempo. In Campania nuova allerta. La cronaca. Un cittadino raggirato online da un falso agente assicurativo, scoperto e denunciato. Si impenna al 12,44% l'incidenza positivi test in Campania in concomitanza con la riduzione domenicale dei tamponi processati. I nuovi contagi sono 1.189, di cui 55 sintomatici, su 9.555 test eseguiti. Il bollettino dell'unità di crisi segnala 13 vittime e 940 guariti nelle ultime 48 ore. Sono 44 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati all'ospedale San Pio, 39 dei quali sono residenti in provincia di Benevento e 5 in altre province. Sono 3 i pazienti residenti nel Sannio che sono stati dimessi dopo essere guariti dal Covid-19. Non è arrivata la consegna attesa a Napoli delle dosi di vaccino contro il Covid-19 per la Campania. La spedizione si è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all'aeroporto di Lipsia. In Germania si apprende dall'unità di crisi della Campania. L'intera spedizione di circa 49.000 vaccini Pfizer, calcolata su 6 dosi per flaccone, è attesa quindi per martedì. Nella giornata è attesa anche una spedizione di vaccini Moderna, mentre da mercoledì arrivano le prime dosi di AstraZeneca. Nella prossima settimana ci sarà un taglio nella consegna perché i vaccini saranno parametrati in base alla popolazione sopra gli 80 anni, che a ogni regione, e la Campania è tra le più giovani d'Italia. Le dosi comunque saranno garantite per coprire circa 320.000 ultraottantenni campani. L'ASL Sannita ha processato nelle ultime 24 ore 451 tamponi, dei quali 49 risultati positivi, 6 sono sintomatici e 43 asintomatici. Sono 26 guariti dell'ultima giornata, 0 i deceduti. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato 296 tamponi, dei quali 43 risultati positivi. Di questi, 18 rappresentano nuovi casi relativi a 17 soggetti residenti in provincia di Benevento e un altro soggetto residente in un'altra provincia, mentre gli altri 25 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Sempre aperti a donare, un'iniziativa a sostegno delle comunità locali partita in diverse città e che porterà entro marzo 2021 alla distribuzione di 100.000 pasti caldi alle strutture che offrono accoglienza a persone in difficoltà. L'iniziativa Sempre aperti a donare arriva a Benevento, dove McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald doneranno 200 pasti caldi ogni settimana fino a marzo ad una struttura caritativa del territorio che offre accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionata con Banco Alimentare Campania. Il ristorante McDonald's di via Mario Vetrone sarà coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occuperà della preparazione dei pasti ritirati e distribuiti alla parrocchia Sacro Cuore. Dal 9 al 15 febbraio sarà possibile donare i farmaci ai bisognosi in 12 farmacie di Benevento e provincia. A Benevento e provincia la raccolta si svolgerà in 12 farmacie: Conte in via Croce Rossa a Benevento, Cusano in via Iadonisi a Bitulano, Del Grosso in via Perasso a Benevento, Italiano in via Napoli sempre a Benevento, Jevoli in via Roma a Sant'Agata de' Goti, Igea al via Le Mellusi a Benevento, Mercaldo in via Napoli, Farmacia Papa in piazza Vittorio Veneto a Montesarchio, La Fate Benefratelli in via Le Principe di Napoli, la farmacia San Diodato al via Le Mellusi, la parafarmacia Cardone in via De Longobardi e la parafarmacia Cardone in via Le Minieri a Telese Terme. Nella contrada Madonna della Salute finalmente sono comparsi cassonetti decenti per i rifiuti solidi urbani. La contrada ringrazia la Solerzia dell'Asia che, sollecitata con una nostra telefonata al responsabile dottor Gino Mazza, ci fu assicurato che era prossima la sostituzione con i vecchi e poco funzionali contenitori. E così è stato. Ma c'è ancora un grosso problema da risolvere, sottolinea il presidente del comitato, Gianni Tretola. Bisogna installare le telecamere e fare molto male, con multe salate, agli inzivatos, cioè quelli che non hanno un minimo rispetto per gli altri,
che sversano a terra anche rifiuti speciali. Ancora più fastidiosa, sottolinea Gianni Tretola, la presenza quasi stabile di un tir parcheggiato nelle prossimità dei contenitori che agevoli i malintenzionati schermandoli nelle loro azioni incivili. Ed intanto si fa appello ai vigili urbani di prendere provvedimenti e di dotare la zona di un divieto di sosta. Adesso restiamo in attesa e vediamo che succede. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo, valida per le prossime 24 ore. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità. Venti forti dai quadranti occidentali con locali raffiche e rischio idrogeologico localizzato. I carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento un uomo di 41 anni della provincia di Caserta, già noto alle forze dell'ordine per il reato di truffa. Le indagini erano state avviate nel maggio scorso in seguito alla denuncia di un cittadino del posto ed hanno consentito di accertare che il truffatore, presentandosi come agente assicurativo su un noto sito web, gli aveva offerto a condizioni economiche apparentemente molto vantaggiose una polizza assicurativa per la sua moto a copertura della responsabilità civile verso terzi, risultata poi falsa, per stipulare la quale il malcapitato contraente aveva accreditato oltre 800 euro su una carta di credito postpay attivata appositamente per la consumazione della truffa. Vigili del fuoco a lavoro in via Tiengo a Benevento per l'abbattimento di alcuni alberi diventati secchi e possibilmente pericolosi. In mattinata infatti una squadra di caschi rossi ha abbattuto alcuni arbusti per scagionare il pericolo di un'eventuale caduta. Un'operazione eseguita dal comando provinciale di Benevento per mettere in sicurezza la zona ed evitare incombenze e rischi a cittadini e residenti della strada. Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha proceduto all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 alla designazione della squadra che affiancherà il futuro presidente Oreste Vigorito nella guida di Confindustria Benevento per il prossimo mandato di presidenza. La squadra risulta dunque composta dal past president Filippo Liberini, da tre vicepresidenti di diritto, Mario Ferraro in qualità di presidente di ANCE Benevento, Biagio Flavio Mataluni in qualità di presidente Giovani Imprenditori e di Claudio Monteforte in qualità di presidente Piccola Industria Confindustria Benevento e da otto vicepresidenti scelti direttamente dal presidente designato, quali Antonio Affinita, Gerardo Casucci, Clementina Donisi, Andrea Esposito, Pasquale Lampugnale, Giuseppe Mauro, Piero Porcaro e Fulvio Rillo. In occasione della Settimana del Cuore promossa dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, venerdì 12 e sabato 13 febbraio dalle 9 alle 14 saranno effettuate presso l'azienda ospedaliera San Pio visite cardiologiche gratuite per i cittadini del Sannio già affetti da malattie cardiovascolari. Si alterneranno in ambulatorio 8 equipe e l'occasione per recuperare una parte delle tante visite cardiologiche per i cittadini affetti da cardiopatia che non sono state effettuate durante la pandemia da Covid-19 in considerazione del timore dei cittadini di recarsi in ospedale. In questo periodo, ha affermato il direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia ed UDIC del San Pio, Marino Scherillo, si è registrata una notevole riduzione delle visite cardiologiche di controllo per i pazienti cardiopatici del Sannio e in alcuni casi la paura della pandemia ha causato un grave peggioramento della loro condizione clinica. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon. Uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. TV7 ha incontrato nuovamente i protagonisti di questo progetto ambizioso e di qualità. Ascoltiamo l'intervista a Tufo e Pirozzolo. Oggi vi presentiamo le promozioni che saranno presenti per il mese di febbraio e marzo, ovvero la Colorful Air, che l'abbiamo identificata in tre pacchetti, che sarebbe il pacchetto Basic, il pacchetto Medium e il pacchetto Gold. Il pacchetto Basic è
un pacchetto con un colore e piega in promozione al costo di 27 euro, poi c'è il pacchetto medium che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi abbiamo l'ultimo pacchetto che sarebbe il pacchetto gold, che sarebbe un vero e proprio total look, che è compreso colore, giochi di colore, tonalizzante, taglio, piega e ricostruzione con molecola Plex al costo di 89 euro. Poi continueremo sempre fino al 31 di marzo con la piega in promozione sempre 10 euro. Per tutti gli aggiornamenti vi aspettiamo in negozio oppure seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook. Siamo diventati rivenditori ufficiali di questo grande brand a livello nazionale e mondiale, che è la GHD, in termini di attrezzi elettronici come foni, piastre e quant'altro. In più l'Art Jewel Design è diventato grande gruppo e fa parte delle clip di Ciro Florio, Makeup Artist, che è un grandissimo maestro, il Ciro Florio, che si occupa di tutti gli eventi a livello nazionale e internazionale. E in più con al fianco il maestro Florio e il maestro Erminio Aiollo, che ci accompagneranno in questo percorso. Si è svolto nello scorso weekend il campionato regionale individuale per società di crossmaster con ai nastri di partenza 224 atleti, tra cui 60 donne provenienti da tutta la regione. La manifestazione è stata organizzata dalla FIDAL con il supporto tecnico della Sanyo Runners. Giornata quasi perfetta per il cross, con la location all'interno del Musa e del tracciato in contrada Piano Cappelle con il rispetto dei protocolli anti-Covid. Anche il meteo ha aiutato la manifestazione proponendo un terreno semiasciutto ed una giornata calda per il mese di febbraio. Due vittorie, quindi due medaglie d'oro per l'Amadori Podismo Benevento con Emma Tedesco e Gerardo Tarantino, che si sono laureati campioni regionali nelle rispettive categorie SF40 e SM75. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.